Onorevole Tagliatella, si apre la campagna No Euro Turismo. Quali i punti del vostro programma? Ma innanzitutto la sovranità nazionale. Io penso che qualsiasi governo che voglia rappresentare gli italiani debba mettere al primo punto il riconoscimento della sovranità nazionale, quella economica, quella politica, quella imprenditoriale. Siamo schiavi di un'Europa che non ci è amica, schiavi di un'Europa che è diversa da quella che avevano sognato i nostri padri. Sia ben chiaro, noi non siamo contro l'Europa, siamo contro questa Europa dei burocrati, di chi vuole limitare la nostra azione politica e soprattutto quella economica. E come Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale, svolgeremo una campagna elettorale in questo senso. L'euro ci ha reso più poveri perché è stato governato da chi ha privilegiato le banche internazionali e non i popoli, e in modo particolare i popoli del Sud Europa, l'Italia, i campani, i napoletani. Le regole, l'impegno di Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale, in questa campagna elettorale rivolta al nuovo Parlamento europeo, è una campagna elettorale nella quale noi vogliamo chiedere agli italiani di sostenere i movimenti che possono rappresentare l'interesse nazionale in Europa. Se noi dovessimo nei prossimi anni tenere conto dei trattati che abbiamo stipulato, dovremmo ogni anno investire una cosa come 65-75 miliardi di euro, per trovare i quali Fiscal Compact, Fondo Salva Stati, dovremmo fare vera e propria macelleria sociale. Significa non poter fare provvedimenti che riguardano il tema dell'occupazione, del sostegno alla famiglia, significa non poter fare provvedimenti di sostegno alla nostra impresa, tutto quello di cui c'è bisogno anche in una terra come questa, terra nella quale io credo che la grande sfida sia quella della tutela della specificità, della valorizzazione di terre che hanno particolarità uniche sulle quali forse non abbiamo particolarmente investito in questi anni. Chiaramente la sfida riguarda anche il tema dell'euro, perché noi non abbiamo fatto in questi anni una moneta unica, noi abbiamo preso e adottato il marco tedesco, e quando si prende una moneta e la si lega a economie difformi si ottiene il risultato che chi era forte diventa più forte e chi era debole diventa più debole. Quindi noi vorremmo costruire nella prossima legislatura europea una maggioranza per votare una risoluzione e costringere la Commissione europea a un piano di scioglimento concordato e controllato della zona euro, per controllare uno scenario che secondo moltissimi economisti e qualche premio Nobel all'economia si materializzerà comunque, cioè l'euro crollerà, e quando questo dovesse accadere a pagare saranno tutte, soprattutto le economie deboli come la nostra. Grazie.